Una folla numerosa seguiva Gesù. Con queste parole si apre il brano evangelico di questa domenica. Ma perché la folla lo seguiva? Che cosa cercava? Forse la folla era rimasta meravigliata da qualche miracolo che lui aveva compiuto, dalla forza della sua parola che era come fuoco. Forse era rimasta affascinata dalla sua vicinanza ai piccoli e agli abbandonati. Forse anche per semplice curiosità. Non lo sappiamo, né il Vangelo ce lo dice. Quello che sappiamo però è che la parola del Vangelo ci chiede di fare verità su ciò che abita il nostro cuore e sulle motivazioni della nostra sequela. La parola ci inquieta, ci vuole mettere in discussione, ci chiede quale posto occupa Gesù nella tua vita. Qui non è questione di miracoli o di curiosità per quello che Gesù fa o dice. Qua la domanda si fa personale e la sentiamo rivolta a ciascuno di noi. Chi è Gesù per te? Allora comprendiamo anche il senso delle parole di Gesù, nelle quali ci chiede di amarlo più del padre, della madre, della moglie, dei figli e persino della nostra vita. Attenzione però, non si tratta di non voler bene alle persone che ci sono vicine, anzi, si tratta di riconoscere che nessuna di queste relazioni, per quanto importante, bella, è definitiva. Solo Lui, Gesù, è il Signore della vita, è il nostro punto di riferimento vitale. È Lui e solo Lui a gettare luce sulla nostra vita e sulle nostre relazioni. Gesù ci chiede tanto perché vuole donarci tanto e la sua è una sequela radicale perché è Lui l'unica via della pienezza, l'unica via alla felicità. Allora comprendiamo anche le due successive immagini che il Vangelo ci presenta, la costruzione della torre e il re che va in guerra. Questa valutazione spetta a ciascuno di noi. Nessuno può farlo al posto nostro e questo ci chiede non solo di seguire la croce, ma di prendere la nostra croce, sapendo che solo attraverso la croce passa la vera grazia, come solo attraverso la croce di Cristo a tutti è donata la vita eterna. Edith Stein scrive: «La croce è la via che dalla terra conduce al cielo». Che abbraccia con fede, amore e speranza, viene portato in alto fino al seno della Trinità. Anche in questo secondo anno di cammino sinodale ci verrà proposto un metodo, un percorso spirituale per aiutarci nell'ascolto, affinché esso sia davvero autentico e sostenuto dalla preghiera. Sarà una conversazione spirituale adattata al lavoro dei cantieri in cui saremo impegnati. Buona domenica!